Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio Claudia! Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti da questo posto straordinario che ci ospita in Sanremo per tutta la settimana. Vado subito da Irama, che saluto, ben trovato! Ciao Filippo! Ciao, come state? Bene, benissimo! Noi stiamo molto bene! Noi stiamo benissimo, tu anche in forma strepitosa torni al Festival di Sanremo con una canzone che è una ballata molto molto toccante che leggevo, hai scritto in un momento un po' difficile per te e è figlia di una ispirazione trovata in Salento. Sì, ero in questa casa in Salento e diciamo che mi piace prendere queste case insieme ai musicisti, buttarmi dentro e fare musica per un po' di tempo. Mi ricordo che in quel periodo però era un periodo buio per me, un po' brutto, e non riuscivo a scrivere, facevo fatica, quindi mi isolai un po' dal gruppo, andai sul tetto di questa casa, mi ricordo, e mi misi a parlare in maniera molto diretta a questa persona che non c'è più, quindi in forma poesia gli scrissi qualche parola, e da lì nacque la canzone di getto. E adesso noi salentini che ascoltiamo la tua canzone, adesso l'ascoltiamo con maggiore attenzione sicuramente. C'è una differenza tra scrivere una canzone per Sanremo, tu che hai scritto tante canzoni che hanno avuto anche tantissimo successo in vari momenti dell'anno. E c'è un prototipo della canzone di Sanremo? Cioè, nel senso, l'artista, il cantautore si mette lì e dice adesso scrivo la canzone per Sanremo con questi crismi. Oppure no? Le canzoni nascono da sole, tanto per citare un grande cantautore. No, esatto, un po' Blasco. No, non lo so, guarda, ti dico la verità. Per me, in verità, questa canzone non avrei mai pensato di portarla a Sanremo. Per me è l'outro. Rappresentava l'outro, quindi la chiusura del mio disco, una parte molto intima. Poi con un confronto con il direttore artistico, no? Con Amadeus, che ci teneva che venissi con questa canzone, ci teneva che venissi in questa veste a raccontare qualcosa sicuramente di diverso, mi ha fatto molto piacere e diciamo che mi ha un po' convinto a salire sul palco appunto dell'Ariston in questa veste, con questo pezzo che per me è molto intimo e molto scoperto. Beh, e tu Filippo avevi tra l'altro qualcosa da dare ancora al Festival di Sanremo, perché ricordiamo tutti che l'anno scorso non hai potuto esibirti, quindi forse c'era ancora più carica e più passione, più voglia di cantare la tua canzone, di salire su quel palco. Sì, sì, diciamo che io sono molto una persona che, nel senso, da una parte molto emotiva, quindi ho vissuto nel bene e nel male tutto, però dall'altra parte a un certo punto devi anche imparare a capire nella vita che le cose succedono per un motivo e succedono anche basta, no? Quindi senza farsi troppi cruci o roba del genere. Io sono molto contento di Genesi come è andata, stiamo aspettando il quarto platino, la canzone è comunque esplosa, quindi vuol dire che doveva essere così, doveva arrivare in quel modo. Oggi sono appunto con un altro pezzo, è un altro momento, per me è un altro palcoscenico e quindi vado avanti, diciamo, raccontando la mia storia e pensando che tutto quello che mi è successo farà parte comunque di un puzzle più grande, di una storia spero più grande con il lavoro negli anni. Certamente. Qualche anno fa le pagelle avevano una certa importanza, no? Cioè si dava molto peso all'esibizione. Oggi è ancora così? E tu le leggi le pagelle? Non so, come i calciatori il giorno dopo una partita? Le pagelle dei giornalisti intendi? Sì, dico sì. Beh, diciamo che per me è sempre molto ironico perché cambiano sempre da un momento all'altro. Quindi nel senso mi accorgo che spesso all'inizio qualcuno scrisse che era una canzone d'amore, quindi okay. Non so, cioè non bisogna dargli a volte troppo peso, anche perché a volte magari sentono e non ascoltano, invece poi magari a volte ascoltano e sentono qualcosa di più bello, a volte di meno. Secondo me poi alla fine, sai, quella verità qual è? Che la canzone è qualcosa che poi arriva alle persone, che le persone devono vestire, vivere. La canzone hanno evoluzioni diverse, ci sono canzoni che arrivano immediatamente, canzoni che arrivano con il tempo, canzoni che rimangono negli anni, canzoni che spariscono. La verità è che per me non esiste un lavoro in grado di decretare una cosa del genere, cioè quello che esiste è l'emozione e la condivisione tra le persone, che anche i giornalisti ovviamente come noi, come tutti voi, sono persone e nel tempo certo. Hanno semplicemente la musica al di là dei gusti. Quindi, perdonami, non la vivi come una gara, ecco, cioè Sanremo non è per te una gara. Un po', dai, ma cosa vuol dire una gara? Come disse De André, come fa ad essere una gara di ugola? Sarebbe ridicolo. Cioè, secondo me deve essere ogni artista che sale sul palco, soprattutto in un momento poi del genere, no? Sì. Con il Covid, con un periodo del genere così orribile, diciamo che cose importanti sono altre. Noi dobbiamo portare un po' di spensieratezza, di leggerezza alle persone a casa, tutto il resto sono cazzate. Noi siamo cantanti e cerchiamo di portare emozioni, mica dobbiamo farci i giochettini da bambini, no? Benissimo.
Grazie Rama. Filippo, grazie, grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo per questo festival, per la serata delle cover, e speriamo di averti presto in studio con noi a Radio Norba. Grazie a Rama. Grazie Rama. Finestra Sanremo.